Play. Ciao a tutti squali pesciolini, sono Mami Titi di Italian Sharks e vi do il benvenuto in questo 12esimo episodio di Hark Pokémon Evolved. Hark Pokémon Evolved, per chi sta guardando questa serie di video per la prima volta, è una mod che ho aggiunto ad Hark normale e che cambia completamente il nostro mondo, aggiungendo tanti piccoli esserini carini, fucciosissimi, che sono i Pokémon. Ok, i ragazzi, gli sviluppatori di questa mod, lo dico sempre, stanno facendo un grandissimo lavoro di ottimizzazione, aggiungono sempre nuovi Pokémon, c'è di tutto ormai, veramente le evoluzioni migliorano continuamente. Ma oltre a questo, guardate la mia Ercula dalla sua magione, della sua fortezza inespugnabile. Ho notato che vi è piaciuto parecchio lo scorso episodio, Quindi penso che seguiremo questa linea. Sì, vedete, ve la faccio vedere un po' meglio. Io sono qui sul mio castello a guardare il mio parco Pokémon. E tra l'altro questa zona... manca una rampa qui. Tra l'altro questa zona... La voglio dedicare a tutti i miei Pokémon volanti, quindi i Pokémon volanti li metto qui sopra. Poi non mi ricordo chi di voi, mi pare Yoido. Sì, Yoido, che ha sempre delle ottime idee, devo dire, grazie a Yoido, mi ha suggerito di mettere, vi ricordate che nello scorso episodio avevo detto che ne dite se facciamo una zona per i vari Pokémon, eccetera eccetera, per diciamo tenerli lì, e effettivamente lui mi ha detto perché... Cazzo, perché non fai una zona a tema? Cioè, che ne so, i Pokémon d'acqua li metti con dell'acqua, che non so come cazzo posso portarci l'acqua, li metterò nell'acqua. Oppure i Pokémon di fuoco, i Pokémon d'erba, insomma, ci costruiamo delle zone, che ne so, i Pokémon d'erba li metto in una serra. Che minchia ne so, i Pokémon di fuoco li metto con tutti i Fire Camp, i Fire Pit, cazzi e mazzi intorno. Non lo so, delle cose del genere. Però io mi dilungo sempre in una marea di minchiate. Che minchiate non sono, sono solo progetti futuri. Ok, piazziamo l'ultima rampa. Però è arrivato il momento del nostro momento che tutti attendete, cioè diventare, entrare nei nostri Pokémon. E finalmente ragazzi, in teoria, con questa super fortezza non dovreste più entrare e uscire dalla sede di continuo, ovvero il primo squadrone d'attacco, cioè quelli di voi che saranno sempre al mio fianco o in volo o da terra con le forze brute di distruzione di massa potrebbero morire, cioè può capitare, però gli altri che saranno nella fortezza almeno non ci muoiono. In ogni caso, come nostra abitudine, allora c'è Vincenzo Briglia che ha scritto 800 milioni di commenti, grazie, che tra l'altro si aggiudica il Bulbasaur di livello più alto perché ha scritto l'hashtag SimpliSimpli. Allora un attimo solo che ho visto una cosa strana. Allora, Vincenzo Briglia, ok. Poi c'è un altro di voi che ha scritto SimpliSimpli, quindi gli aggiudico l'altro Bulbasaur, che è Marco Dell'Antonio. Non vorrei sbagliare. Ok, allora Marco Dell'Antonio, gli assegniamo questo Bulbasaur qui. Perfetto, Marco Dell'Antonio. Ok, poi onestamente non mi ricordo l'hashtag di Scyther. Devo un attimo controllarlo. Ok, sì, Scyther aveva l'hashtag coleottero volante, quindi... Oh, cazzo, è finito Scyther! Ah, sì, l'ho posato lì sopra. Quindi lo assegniamo a Diego del Borrello. Benvenuto, Diego, nella nostra sede, nella nostra casa. Tu sarai uno dei supervisori dall'alto. Forse è meglio che ti do anche da magnà. Diego del Borrello. Diego... Mi dispiace, cioè ho notato una cosa che qui hanno aggiunto, sei un attimo femminile, sei un po' femminina, non fa niente, dai magari te lo aggiungo, capisci la piccola protuberanza che... Ma perché io faccio questi discorsi su... ma dannazione! Poi, effettivamente, ragazzi, qui c'è uno Squirtle senza nome, che tra l'altro è tornato normale, era più bello lo Squirtle verde, viola, giallo...
non lo so onestamente, che in effetti era Entei Tube, o perlomeno io onestamente non mi ricordo, mi fido perché lui mi ha detto se non ti ricordi vai a verificare, mi fido, anche se non era, non fa niente, l'unico che se n'è accorto, l'unico che l'ha detto, quindi Entei Tube diventa il nuovo Squirtle. Non dovresti morire Entei, ora dovresti rimanere tranquillo, bello lì. Comunque, dovrebbero aver aggiunto la cavalcatura di Lifeon, ma non vedo nessuna cosa. Altra cosa che ho visto prima, non so se l'avete visto, c'era un pick up da qualche parte. Cosa mi faceva pick upare? Perché non me lo fai prendere più? Ma forse la cacca di... Ninetales, non si fa la cacca davanti a casa! Hai capito, cane monello? No, devo dire che c'è qualcosa che non quadra su questo computer. Perché c'è un computer volante? Non sono sulla serie, quella dei pianeti. Oh mio Dio, un attimo che lo riposiziono. Ok, per chi non l'avesse vista, questa è la mia magione appena ricostruita. Cioè, l'ho cambiata completamente, anche perché ho rimesso le fondamenta come si deve. Ho messo i tre armadi. Questo, vedete, c'è scritto materiali, dove ci sono tutti i miei materiali riuniti e tipo i giochi riuniti. Poi qua ci stanno invece tutta la carne che ho, anzi forse dovrei spostarne un po' nel pestello. E qui ci stanno tutti i semi e i blueprint. A proposito, devo craftare un altro po' di roba. Sì, io di voi ne ho tanti, quindi facciamoci un altro po' di questi. Ottimo. Devo assegnare un po' di c'ho il blueprint della bussola, che lo sposto qua che non me ne faccio niente. 264 crediti, direi che è il momento di fare un po' di capsule. Accendiamo sti tizi qua. Allora, metà te e metà te, così siamo molto più veloci, perché mi sto preparando per partire e andare alla ricerca di... ora devo decidere ancora che zona. Allora, water, health, le health capsule. Quante me ne puoi fare? 5, fammene 5. E tu... Ops, aspetta. Ok, diciamo che nella zona dove ci stanno tutti i Pokémon ho aggiunto un compost bin, perché faranno tanta cacca e quindi posso creare un po' di fertilizzante per le future serre che comporremo. Detto questo, io sono pronto per andare in esplorazione con la nostra Ekula. E io penso che andrò in volo in esplorazione, anche se magari un po' di strage di Engram qui fuori la farei. No vabbè, ma ne abbiamo già fatta tanta qui fuori, andiamo in esplorazione perché è da tanto che non ci andiamo. E non ho ferro, quindi spero di trovarlo. Mi vado a potenziare appunto lo Scyther in come si chiama, in peso, così posso portare più roba possibile. E andiamo in esplorazione con Diego. Ora decido in che... Ok, ho deciso. Allora, tenete conto che le aree che abbiamo più esplorato in assoluto, che sono qui vicino a noi, c'ho la mappa qui sul tablet, sono The Hidden Lake, che è dove siamo andati a prendere il Ninetales, dove abbiamo trovato Vaporeon, quel piccolo laghetto in quella radura lì in mezzo, e poi il Far's Peak, dove spesso vado a prendere, vedete, in basso a destra rispetto al puntino della mappa, è quella montagna dove spesso vado a prendere il ferro, queste cose qui. Poi alle mie spalle c'è The Dead Island, quindi è un altro posto che abbiamo visto, rivisto e stravisto. Qui da quelle parti abbiamo Winter's Mouth, però non vorrei andarci perché devo craftarmi prima un'armatura in pelle, altrimenti soffro il freddo e sarebbe un casino. Per cui, evitando le zone ghiacciate, uno dei posti più carini dove potremmo andare, che non ci siamo mai andati, sono lo Smuggler Pass, che sarebbe appena dopo The Hidden Lake. E poi continuando possiamo andare verso The Frozen Tooth, oppure scendere verso la Eastern Forest, quindi sorpassando quella montagna e scendendo giù verso la Eastern Forest. Tra le due cose, The Smuggler Pass probabilmente ci siamo già stati. Allora, a questo punto andiamo verso la Eastern Forest. L'unica cosa, ragazzi, vi avviso, dato che non posso usare oggetti di ogni tipo nella mappa. Scusi, ma lei la cacca me la dà, grazie. Nella mappa, nel binocolo, niente, stando sui Pokémon, se dovessi rincoglionirmi e li uso, mi si bugga il personaggio. Per cui, visto che entrare ed uscire dal gioco per far sbuggare il personaggio ci mette 10 minuti di orologio, veramente, non ho tutto questo tempo. E quindi abbiate pazienza, se mi si bugga il personaggio utilizzerò i comandi Ghost, sta roba qua, per farlo sbuggare, perché sennò è una cosa impossibile. Ecco, vedete, già mi sta venendo il pricio di usare la mappa, madonna. Madonna santa, me lo devo ricordare, dannazione. Allora, superiamo quella montagna e quindi andiamo verso The Eastern Forest a vedere in quella zona che cosa troviamo di Pokémon. E io ho tutto l'armamentario, insomma, del bravo cacciatore. Quante bola c'ho?
10 bola, 2 trappole piccole, 7 trappole grandi. Mi sono portato anche 3 letti. Non si sa mai, magari prima di morire piazzo un letto, così ci posso tornare subito subito. Comunque qui ho notato che è il paradiso dei Ninetales, anche dei Nidoking. Ok, anzi, no. Che cos'è? Ah, un Charmander. Ah, guardate, gli Sharpedo hanno inserito, non li avevo mai visti fino ad ora. Chissà se hanno tolto quei basculin de merda che rompono solo il cazzo, non saprei. In ogni caso, vado, supero il picco, quel picco montagnoso e ci vediamo dopo. Ah, sì, ragazzi, non mi scrivete nei commenti che c'è Lugia, io non so come cazzo prenderlo. Qui non ci stanno le basi sui, come cacchio si chiamano, quegli uccelli enormi, non mi viene, non ci sono quelle basi lì, quindi non ho proprio idea di come andare a prendere un Lugia, a meno che non lo trovo, che ne so, buggato a qualche parte. Oh, ma salve, però lei è molto carino, potrebbe essere interessante catturarla. Un attimo che scendo a terra che vediamo il suo livello. Allora, quel tizio è di livello 60, io ho la paura, più paura che non ce n'è, che insomma mi faccia il culo a gallettoni. Però potremmo provarci, non saprei. Vabbè, andiamo in esplorazione, va? Che abbiamo deciso di fare episodi in esplorazione, tanto sto Pokémon l'abbiamo trovato centinaia di volte. Ragazzi, questa montagna la potremmo ribattezzare il Picco dei Lugia nella nostra mappa ideale, perché guardate quanti cavolo ne stanno. Però questo mi fa pensare che se io mi cosa sei? Ah, è un PG8. Se io mi oh, guarda quanti di quei Pokémon là stanno, ma guarda quanti sono! Ma lì ci sono degli altri Pokémon. Sì, sono altri Pokémon. No, sono dinosauri. Io vedo della roba marrone qui nelle vicine. Ma tu sei bloccato? Sembri bloccato tu. Ah, vedete, non mi ricordo come cazzo si chiamano, però sono bloccati. Ma sei un po' pirla. Chi stai attaccando tu? Mi faccia capire. Questo che cazzo di Pokémon è? Scusi, signor Pokémon strano. Scusa, Scyther. Puoi bloccarti un attimo? Grazie. Fermati a terra. Vedo tanto. No. 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 Non si fa questo a Mamid. Lì che cazzo di gente c'è? Chi sono quelli? Oh my god. Allosauri? Sì, penso proprio di sì. Vedo l'alfa. Eh sì, perché si danno forza tra di loro. Ma voi non mi attaccate, vero? Comunque. C'è un T-Rex qua strano bloccato. Vabbè, io proseguo perché le montagne mi fanno tanta paura. Ragazzi, ho trovato un Pokémon nuovo. Guardate, il piccolo Deino. Non so, mi sa che fra un po' muore, perché c'è il Ninetales di livello 85 che sta scassando la minchia. Ma guarda quanto è incazzoso quel piccolo Deino. Di livello 30, ma rompe il cazzo. Poi ci sono i Raion, mi pare che... Che cazzo sta facendo quel Raion? Ma... Livello 129, ma tu sei pazzo nella testa. Ah, aspettate, guardate lì in fondo il Tirantrum. Cioè, è veramente una merda. Secondo me perde. Cioè, non riesce ad attaccare e non far male a nessuno. Potremmo catturarlo, però. Solo che lì vedo troppa gente. Troppa gente che ci fa il culo. Ok, mi sa che questo posto è ancora peggio del posto in cui stavamo prima. Ma io che vado a cercare i Pokémon in mezzo alle montagne. Però la cosa che, cioè, è strana è che... Ecco, mi sono buggato. Fantastico, sì, perché inavvertitamente ho spinto il 2 mentre stavo sullo Scyther. Ma due coglioni, Scyther, per piacere avvicinati, ti avevo messo in... Oh, dannazione, ora mi devo mettere per forza in Ghost. Eh sì, ok, va bene così. Allora, di là vedo tanti di quei T-Rex che la cosa non mi piace. Poi c'è un PG8 buggato. Quello che Pokémon è? Un Raion di livello 220. Ma voi state scherzando? Ok, il PG8 di livello 205. Ma voi state... Cioè, state scherzando veramente troppo. No, 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 no. Ah, vediamo sto Lugia. Vediamo sto Lugia. Non si sa mai che per sbaglio riusciamo a catturare il Lugia. Ma porca di quella va. Vedete che rottura di coglioni. Madonna il bug. Allora, siamo entrati effettivamente nella terra di cui volevamo che volevamo esplorare. Oh, che cosa vedo lì? Vedo dei Pokémon diversi. Ah, sono degli Alakazam. Oh, ma questo è il paradiso degli Alakazam. Scusi, signore, ma perché è così? Oh, ok. Qui ce n'è un altro. Cos'è? Sempre Alakazam? Dove caspita? Sì, sono sempre là. È pieno di Alakazam. Che però abbiamo visto che non si riescono a... Che cazzo è quello? Ho visto una roba... Ah.
Che bello! Questi ne ho visti tanti anche nella zona delle montagne. Rapidash livello 22. Beh, quello sarebbe proprio un bel Pokémon da prendere, eh? E tu... Flareon! Allora, Flareon livello 83. Mi fa un attimino il culo, credo. Vediamo sto Nidoking che livello ha. Se riuscissi a trovarlo. Non riesco a trovarlo col... Minchia, questo è il paradiso dei Nidoking, dannazione. Là ci sono dei Zoroark, Ivysaur, niente di nuovo. Allora, in questa zona devo ammettere, ci sono tanti Alakazam, Nidoking, Rapidash, Ivysaur, vabbè, Bulbasaur, Alakazam e Zoroark. Vediamo un attimo, ah, qua ci sono le paludi. Interesting. Gli Alakazam non dovrebbero essere aggressivi. Ok, qui ci sono Ninetales morti come se non ci fosse domani. Sicuramente il Nidoking starà facendo la strage del secolo. Questo sarà un Nidoking livello 800 milioni. No, solo livello 13, madonna. Però là vedo un Pokémon strano. Che Pokémon sei? Beehive. What the fuck, non è un Pokémon. Che cosa si può fare con un Beehive? Gator Honey. Ops, si sono incazzati. Si sono incazzati brutto. Via. Oh, cazzarola. Porca miseria. No. Anche in Ghost fanno malissimo. Continuano a seguirmi. Oh, mamma, se sono incazzate. Porca di quella puzzola schifosa. Il Beehive non lo dovete toccare. Dannazione, ma perché? Perché io faccio ste minchiate? Ah, il Nidoking è morto. Sono molto... Ah, cazzo, mi seguono ancora quelle merde. Ma porca di quella... Mamid, ma perché non tieni le manine ferme? Queste cazzo di maniche subito devi andare a rubare il miele alle api. Ma sei proprio un pirla, sei... Mi seguono ancora? Non saprei. Vabbè, mi apposto un attimo sulla roccia qui. Oddio. Allora, devo ammettere che siamo nelle Eastern Forest e non ho trovato tutti questi Pokémon diversi da quelli che ci aspettavo. Cioè, ragazzi, questi, i Pokémon che stiamo vedendo sono abbastanza standard. A parte quel Rhyhorn che abbiamo visto, il Tyrantrum, ma quello anche si trova facilmente. Abbiamo visto dei Ino. Oh, là ci stanno due Zoroark che prendono a botte un Ninetales, va bene. Vabbè, gli Umbreon. Cioè, vedete, sono Pokémon abbastanza standard, niente di particolare. Diverso. Abbiamo trovato le api giganti. Quello sì. Io continuo un attimo l'esplorazione della zona. Però voglio dire, vale la pena venire fin qui, che poi te lo devi portare anche a casa il Pokémon, per catturare sti Pokémon che sono abbastanza normali. Però devo essere sincero, abbiamo trovato un Flareon strada facendo, e quello potrebbe essere utile. Però quello l'abbiamo trovato principalmente sulle montagne, quindi sarebbe da andare a catturare lì. Il Rapidash, che lo trovi anche nella zona, diciamo, innevata, quindi niente di particolarmente diverso. Ah, vediamo in queste rovine se c'è qualcosa di strano. Niente, neanche sulle rovine c'è qualcosa di diverso. Io provo ad addentrarmi ancora un po' in questa foresta, vediamo se trovo qualcosa degno di nota da farvi vedere. Oh, un T-Rex. Va bene, un T-Rex che combatte contro un Rapidash? No, il T-Rex combatte per i cazzi suoi. Non mi dire che sta combattendo contro un Bellsprout che gli sputa in un occhio. Brutto T-Rex. Ma non puoi combattere contro un Bellsprout, ma che merda. Il Bellsprout di che livello? Cioè, minchia, un Bellsprout di livello 66 contro un T-Rex livello 1. Guarda, solo perché il Bellsprout non è aggressivo ti sta facendo vincere. Ah, ma non ci posso credere, della serie vinci facile, ponci, popopo. Un altro Flareon. Sì, Flareon, ah, sempre il Flareon di livello 83, che mi sa che è un attimo potentino perché ha scattato il Nidoking. Interessante. Ed eccolo lì, un altro piccolo Deino di livello 28. Io onestamente non so quanto sia aggressivo questo Pokémon. E onestamente non saprei valutare la cosa. Allora, la situazione è questa. Il video è andato veramente lungo, quindi ora mettersi a catturare dei Pokémon diventerebbe un video lunghissimo, ragazzi. Quindi, noi abbiamo esplorato come prima zona di quello che insomma avevo promesso, le Eastern Forest. Allora, nelle Eastern Forest, ma soprattutto nella zona a sud, o comunque ai piedi del Farce Peak. Il Farce Peak è quella roba, quella montagna che vedete lì davanti. Troviamo questi Pokémon interessanti. A parte un Ninetales bloccato. Cioè, un attimo, ve lo faccio vedere, tanto ragazzi, guarda, cioè,
Dove sta? Guardate il Ninetales bloccato nel nulla, ma va bene così. A parte quello, praticamente in questa zona si trovano Piloswine, si trova Deino, oltre ai Pokémon standard, voglio dire, si trovano dei Rhyhorn e si trovano i Pidgeotto, che i Pidgeot, che potrebbero esserci utili, però non in questa fase, cioè non ce ne frega molto il cazzo. Non mi attaccare. Testa di minchia, non mi attaccare. Vola via. Quindi potrebbe essere carino catturare il Deino, il Piloswine e il Rhyhorn. Però io vorrei un attimino. Cioè, vorrei costruire una base qui e in questo modo, diciamo, portarmi via a stabilirmi un attimo qui per il prossimo episodio, costruirmi una base, da lì fare tutte le scorribande per catturarmi i vari Pokémon in modo che non li perdo e li metto nella base, poi pian piano me li devo portare via, anche perché ragazzi, cioè, se notate, no, aspetta un attimo, passi prima persona. Allora, io di qua devo andare, probabilmente il luoco più vicino è andare a costruire, cioè farmi una zattera verso il mare e poi tornare alla mia isola attraverso il mare, magari facendo cosa a cosa per evitare gli attacchi dei Gyarados. Quindi devo anche capire come portare via sti Pokémon perché non ci sta il Quetzal, almeno non l'ho trovato in giro, quindi è un po' difficile prendere e portarsi via i Pokémon. Dice sì, li carico sulla base del Quetzal, non ci sta. A meno che ragazzi non mi scrivete nei commenti, Mamid, givvati un Quetzal e sempre se me lo fa givvare e in quel caso vabbè carichiamo tutto sul Quetzal e via. Però mo vediamo, magari faccio in questo modo per evitare di perdere un sacco di tempo a catturare un Quetzal eccetera eccetera. In ogni caso, già dobbiamo combattere con i bug di Ark. In più combattiamo con i bug di Pokémon Evolved. Io qua, cioè la nostra Ercula qua sclera di brutto. Siamo arrivati anche alla fine di questo episodio, quindi ti prego, lascia un like, commenta e condividi per sostenere il canale, la serie e me. E se sei arrivato fin qui, mi dispiace, in questo episodio non ci sono state catture, ma sicuramente lo facciamo nel prossimo, quindi ci costruiamo la base e catturiamo questi tre, Piloswine, Deino, lo devo ritrovare in giro, e Rhyhorn. Se ti è piaciuto questo video, lascia un like, commenta e condividi, te l'ho già detto, ma soprattutto se sei arrivato fin qui, scrivi nei commenti hashtag Eastern Forest. Ho visto un Flareon. No, è un Zoroark. Va bene. Hashtag Eastern Forest. Hashtag come cazzo ti viene lo scrivi. Non ti preoccupare. Un saluto, Sharkzen a tutti. Ciao.